Buongiorno e buon venerdì. Ciao Lucia. Allora, perché ero al telefono con lei prima, quindi è venuto tardi per colpa della Lucia. Allora, cominciamo con il filato 103. Filato 103, colore unico. Occasioni oggi, eh? Sì. Sì. Allora, colore unico. È un 100% lino ed è stupendo. Ho fatto dei campioni mignon stavolta, perché non ce l'ho fatta a farli più grossi, mi perdonate? Spero proprio ben di sì. Allora, uncinetto e ferri. Allora, ferri 4, 4 e mezzo, uncinetto 4, 4 e mezzo. Questo è il suo colore. Allora, merita un lavaggio delicato, lo sappiamo, il lino, non asciugatrice e... È un melangiato. Abbiamo gomitoli da 50 grammi che sviluppano 200 metri. Costo 4,50 euro. Ti piace? Bene, allora questo lo mettiamo qui da parte e partiamo con questo. Allora, questo è ancora bagnato perché dovete sapere che non erano asciutti, lavati ieri sera al volo. E stamattina l'ho messo un attimo sul termo. Sotto al termo c'è la ciotola dell'acqua dei miei cagnolini e questo è scivolato e caduto dentro alla ciotola. Quindi si è bagnato. Allora, poco ondeggio perché sono umidi questi qua. Colori. Colori. È il peonio o il geranio questo? Peonio. Peonia. Allora li puoi dire tu che è così. Geranio. E cobalto. Questo filato è il numero 101, lo trovate nella sezione occasioni, numero 101. Sono gomitoli da 100 grammi e sviluppano 230 metri. Ferri 5, 5 e mezzo, uncinetto 5. Praticamente è un 55% viscosa lucida, un 30% kid mohair e un 15% nylon. È un made in Italy. E praticamente la viscosa è all'interno del kid mohair. È il cuore, praticamente, giusto? Quindi gomitoli da 100 grammi lo trovate già nella sezione, già in catalogo, sezione occasioni a 3,50 euro. Televendita Heidi? Sì. Bene, poco ondeggio perché sono piccoli e bagnati anche, fra l'altro. Però insomma si vede com'è, eh? Guarda, prova a riprenderlo perché si veda bene la pelurietta e il lucido all'interno della viscosa. Ok. Mi dicono che vado troppo in fretta quando presento così, quindi tu mi dici che deve essere il video corto e loro dopo mi dicono che vado troppo veloce. Qua, gente, abbiamo dei colori che sono una meraviglia. Una meraviglia. Ecco, qua ho già visto che mi manca qualcosa. Mi manca il campione ai ferri. Vabbè. Allora, intanto vi faccio vedere i colori. Parto dal nero perché mi avete rimproverato che non c'è mai il nero. Poi, allora, nero, arancio, fucsia. Guardate cosa vi ci metto vicino al nero io. Fucsia. Poi, latte. Latte, blu scuro. Avio e moro. Allora, gomitoli da 50 grammi che sviluppano 250 metri, 100% lino. Ferri usati consigliati 3,5-4, uncinetto 3-3,5. Io ho solo il campione all'uncinetto, però l'altro l'ho perso. Oh, come sono sconclusionata oggi. Quindi, un bellissimo ondeggio. Perché è proprio bello croccantino lì. E quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colori. Ok, già in catalogo. Ah, la sua categoria è 2000. Filato 2000. Sono arrivata alta, Sì. eh. Bene, allora 50 grammi, 250 metri, 4,50 euro.
Una grande occasione che è questa. Quindi questi te li metto da questa parte. Non abbiamo mica ancora finito, eh? Non abbiamo finito. State sferruzzando, uncinettando. Speriamo, eh? Sapete che vi fa sempre bene, eh? Qua c'è il pezzo forte. Qua partiamo dai campioni. Qua ondeggia anche quello fatto all'uncinetto. C'è comunque chi ride quando faccio l'ondeggio, è il drappeggio questo qua. Oggi mi sento logorroica. Anche questo? Guarda questo. Allora, qua abbiamo, sembra tutto lo stesso colore, ma sono quattro sfumature, quindi gli abbiamo dato i numeri per non sbagliare. Abbiamo dato i numeri, è vero? Sì. Per non sbagliarci. Allora, vi faccio vedere i colori, partiamo. Questo è il numero 1. State tranquilli che in presenza la differenza c'è. Questo è il numero 2. Questo è il numero 3. Sì, vabbè, sono tutti uguali E questo è il comunque. numero 4. Non sono tutti uguali. No, dalla telecamera sì. Gliel'ho spiegato che sono diversi. C'è una leggera sfumatura. Praticamente questo filato qua è il 66% di viscosa lucida e il 34% di lino. Quindi la viscosa lucida è sempre quella. Cambia la sfumatura del lino e gli dà queste. Quindi sono tutti e quattro uguali? Non sembra. Vabbè, provo a metterteli così di dietro, perché peccato che non riescano a vedere la sfumatura. Prova Vabbè, a ma prendere. cambia poi, Cambia cioè, poco? non è che da una volta. Sì, beh, una cosa Il minima, colore è quello lì, cioè se ti sì, piace lo compri. però questo è più scuro, questo è quello più chiaro, quindi. Allora, sono gomitoli da 100 grammi e sviluppano 250 metri. Si lavora con ferri 4, 4 e mezzo e uncinetto 3 e mezzo 4. Mi raccomando, un lavaggio delicato perché c'è tanta viscosa e la viscosa non va in asciugatrice perché io ce l'ho messa e è venuta fuori tutta così. Il suo prezzo in catalogo, cosa devo dire ancora? La composizione l'ho detta, il metraggio l'ho detto, i ferri li ho detti, il lavaggio pure. È già in catalogo a 5,90 euro, 100 grammi però, eh. Bene. Bene, quindi abbiamo finito perché quello è l'ultimo, eh? E glielo diciamo che è arrivato un po' di filo. L'hanno trovato il nostro carico, eh? Adesso è tutto da controllare e poi sarà in catalogo la prossima settimana, lunedì. Eh? Però a Treviglio un qualche gomitoletto da toccare ce lo portiamo, eh? Va bene. Allora. Questo è quanto di questa settimana e sferruzzate e uncinettate. Ciao. Ciao!